Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Vaghitali, oggi a bordo di una bella Audi Q8 dove avevamo tra l'altro già fatto un sacco di bei lavori, tipo l'attivazione del layout sportivo qui, ma tralasciando le attivazioni fatte, oggi il focus è ancora Android Auto e la possibilità di sbloccare le applicazioni che gestiscono fondamentalmente i video, sia lo streaming delle TV, stiamo guardando Rai 1, sia anche la visione di YouTube. Questo lo facciamo tramite un telefono Android, ok, che è collegato qui, ve lo faccio vedere, che è collegato qui, vedete, tramite cavo, ok, su questa Audi Q8. Siamo andati a installare Fermata Auto, applicazione gratuita che trovate su GitHub, basta scrivere su YouTube Fermata Auto e lo trovate. La installate come un normale APK, non è presente nel Google Play Store, è un'applicazione diciamo alternativa, quindi dovete a mano andarlo a scaricare e poi installarlo. Una volta che l'avete installato sul telefono, se lo collegate a un autoradio qualunque con Android Auto, non funzionerà mai su questa autoradio. Vi faccio vedere infatti che normalmente Fermata Auto nella lista delle applicazioni presenti non propone queste quattro icone, ne propone solo una e non permette comunque la visualizzazione della parte video. Questo perché? Perché Google da Android 14 in poi ha bloccato tutte queste funzionalità. Quindi l'unico modo per andare a vedere le applicazioni che mostrano i video è andare a sbloccare fisicamente l'unità radio. L'abbiamo già fatto in un altro video sull'unità MIB 2 Harman, quindi le High, le Mi Plus o i Discover Pro che si chiamano su Volkswagen, ma qui siamo su una unità dell'Alpine, nello specifico vi faccio vedere, questa è un Audi Q8, monta l'MH2+, ok? Quindi in questo caso è un MIB 2 Plus, questo tipo di radio sono fatte dall'Alpine, ok? E quindi su questo tipo di unità, che viene montato anche sul Touareg, viene montato anche su molte Porsche, è possibile andare a fare lo sblocco appunto delle applicazioni di Android Auto andando proprio fisicamente, andiamo a fare delle modifiche all'interno dell'unità radio. Quando andiamo quindi sulla lista delle applicazioni presenti, il telefono è un po' lentino, ve lo dico, è un Samsung che ci ha compiuto qualche anno, abbiamo la possibilità appunto di andare a vedere le TV. Qui ci mette un po', su un telefono moderno è molto più veloce, molto più reattivo anche ad esempio il cambio del canale. In questo caso io ho inserito una lista di IPTV, cioè di televisioni, diciamo, di streaming gratuiti, che si trovano, queste liste si trovano, non c'è Sky, non c'è DAZN, non c'è roba pirata, è tutta roba che si può vedere. E quindi quando andiamo a cambiare qui canali, vedete, qui mi è passato a Rai 3 HD e vi assicuro che è veramente HD, si vede veramente bene. Sto tenendo volutamente basso l'audio perché altrimenti poi YouTube mi toglie il video, ma vi assicuro che ovviamente si sente anche la parte audio. Quindi possiamo andare a scegliere fra una lista di canali, Rai, Mediaset, Discover, ci sono tutti, ci sono addirittura le TV regionali, ok, di tutta Italia, quindi potete trovare tranquillamente magari il telegiornale o la TV locale della vostra regione. Un'altra cosa, oltre alla visione delle TV, è, andando qui, il magico tastino, lo riconoscete, è quello di YouTube. Sì, perché anche qui Fermata integra un player per YouTube e quindi è possibile andarsi a guardare dei video anche in movimento senza problemi. Tutto ciò funziona anche in movimento, ve lo dico prima, non ci sono limitazioni su questa cosa, quindi potete anche andarvi a guardare dei video su YouTube, far vedere magari dei cartoni animati se avete dei bambini a bordo. Quindi fondamentalmente YouTube e TV. È possibile anche andare a selezionare dei file multimediali all'interno proprio del nostro telefono, quindi se avete dei video copiati dentro il telefono li potete guardare, però ritengo molto più comodo, senza stare lì a scaricare dei video, guardarsi direttamente le TV in streaming o appunto approfittare di YouTube. Qui è possibile comunque andare poi eventualmente qua nella parte di sinistra anche ad avere ancora più, aspettate che ritorno nella parte YouTube, la parte TV, ecco, è possibile qui avere anche più liste canali, io ne ho messo una IPTV di liste di canali italiani, mi bastavano quelli, ma è possibile comunque andare anche ad avere altre liste, ok? La cosa anche bella, vedete, vi fa vedere anche cosa c'è in onda e quando è partita la trasmissione e quando sta finendo. Quindi questo sblocco l'abbiamo ampliato appunto anche agli MH2+, e MIB2+. Quindi se avete, vi ripeto,
una Audi A6 barra Q8 che monta questo tipo di radio, è stata montata dal 2019 al 2020-21. Se avete una Porsche, ancora queste radio sono attuali. Se avete anche un Touareg, sia quella con lo schermo piccolo che quella con lo schermo da 15 pollici, diciamo la pre-restyling, adesso siamo nel 2024, sono uscito il modello nuovo, su tutto questo sistemi multimediali è possibile appunto andare a sbloccare e vedere TV e YouTube. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, date like e fatelo magari sapere a un amico che ha questo tipo di unità radio. Vi rifaccio vedere la sigla, deve essere qui, MH2P, che sta per plus. Se avete questo tipo di unità la possiamo sbloccare, contattateci, vaghitali.it. Alla prossima, ragazzi.